Noi stiamo seguendo con attenzione l'evoluzione di tutta la regione. Oggi avremo anche un incontro con i sindaci dei capoluoghi lombardi proprio per cercare di valutare. È ovvio che se ci fossero le condizioni, ma è chiaro che bisogna fare una valutazione su tutto il territorio lombardo, non soltanto su alcuni limitati territori. Se ci fossero le condizioni per realizzare alcuni allentamenti saremmo... Quello che è certo è che comunque, come mi ha ancora ribadito e riconfermato il ministro Speranza, bisogna attendere 2 settimane. Quindi la prima settimana è passata, per prendere qualunque provvedimento il ministro mi ha detto che comunque non lo farà prima delle 2 settimane, quindi dalla fine della prossima. Mi auguro proprio di no, mi auguro proprio che non ce ne sia bisogno. Io sono convinto che, è chiaro, l'ospedale in fiera ha ancora delle possibilità di allargamento. Penso, spero, mi auguro e sono convinto che questo allargamento sarà sufficiente, perché penso che qualcosina forse potrà iniziare a migliorare nei prossimi giorni. È un ulteriore elemento per accelerare l'opera di prevenzione, per favorire la realizzazione di tamponi. Stiamo raggiungendo veramente un numero di tamponi molto molto elevato, superiore ai 50.000 al giorno, e questo ci consente evidentemente di individuare più facilmente le persone che sono affette e che quindi devono essere messe in isolamento. Qui si inizia con, come spiegava il dottor Bergamaschi, con i tamponi rapidi, e in caso di positività, sempre qui, senza quindi dover andare da nessun'altra parte, si possono fare i tamponi molecolari di conferma, il che vuol dire completare il percorso con eventualmente l'inizio della cura, l'inizio della messa in cura presso il proprio medico. È, credo, un ulteriore elemento che va nella direzione di questa guerra che stiamo combattendo. Aspettiamo i risultati. Io credo che l'ordinanza che è stata assunta dalla regione il 21 ottobre scorso dovrebbe iniziare a dare presto dei risultati di leggero miglioramento della situazione. Comunque grazie a tutti per la collaborazione e soprattutto buon lavoro.